Buongiorno a tutti, sono Nicola Orio, sono presidente del corso di laurea in progettazione e gestione del turismo culturale, che è uno, come è illustrato il professor Asolati, dei quattro corsi triennali che vi presentiamo. Allora, collochiamoci innanzitutto geograficamente. Tra le lauree triennali che trovate riguardo al turismo, siamo quelle che fondamentalmente a cui si riferiscono gli studenti del Veneto, dell'Emilia-Romagna e delle regioni intorno. Corsi simili sono offerti un po' in tutta Italia, come vedete i pallini blu sono quelli esattamente della stessa classe di laurea, quelli triangoli rossi sono delle altre lauree che comunque si riferiscono al turismo, e però noi abbiamo una specificità che non tutti hanno, che risulta evidente dalla parte destra della slide, cioè come ci collochiamo dal punto di vista terminologico. Quello che vedete è un tag cloud, cioè una nube di parole nel quale la dimensione, la posizione della parola è proporzionale all'importanza che questa parola assume nei documenti che parlano del turismo. Ecco, noi siamo un po' più in piccolo, siamo la parte culturale, se vogliamo, che non è trascurabile e anzi per noi è una testa molto importante. Ovvero, per parlare di turismo bisogna conoscere bene i contenuti di cui si parla, in modo tale da essere efficaci nella promozione e riuscire a coinvolgere i nostri turisti. Allora, proprio per quanto riguarda l'insieme delle materie e la centralità della cultura, in questa slide vedete che, essendo il turismo una disciplina che attraversa diverse altre discipline, perché non si può parlare di turismo senza toccare molti altri argomenti. Ecco, nell'insieme degli insegnamenti che trovate, la parte centrale, secondo noi, riguarda i contenuti. Quindi ci sono insegnamenti che riguardano la letteratura, la storia, l'archeologia, tenuto appunto dai nostri colleghi archeologi del Dipartimento dei Beni Culturali, la storia dell'arte e la museologia. Quindi, una volta che il studente ha, diciamo, fatto proprio i contenuti che deve voler veicolare il turista, progettando e gestendo appunto un'offerta turistica, servono altre competenze. Beh, bisogna sapere la lingua del turista, immaginando innanzitutto un turista europeo, ma siamo ben consci che ci sono poi nuovi turismi che vengono dalla Cina e dalla Russia. Certo, tutti i discorsi che sto facendo adesso sono, diciamo, una sospensione, stiamo un po' galleggiando in attesa che gli effetti della pandemia rientrino. E quindi intanto bisogna, noi ragioniamo in una prospettiva di rientro alla normalità, anzi, immaginando che il rientro alla normalità porti con sé anche delle nuove opportunità, specie nel mondo del turismo, che non potrà che avere un rilancio. Allora, dicevo, bisogna saper parlare la lingua dei turisti. E per questo ci sono gli insegnamenti di lingue, uno obbligatorio e fino ad altri due facoltativi a scelta tra queste lingue, però bisogna anche conoscere il turista, bisogna conoscere e il turista forse e anche chi abita nel territorio ospitante, in modo tale che il turismo sia sostenibile anche per il territorio. Quindi ci sono esami di psicologia, di sociologia e di antropologia. Certo che solamente questo non è sufficiente per una buona preparazione, bisogna anche conoscere gli strumenti economici e giuridici e di marketing per poter gestire l'offerta turistica. Quindi ci saranno esami di economia, esami di diritto, in particolare diritto di beni culturali e di turismo e anche di marketing e turismo. E infine, a completamento della preparazione, saranno anche gli strumenti tecnici, informatica, quindi strumenti, insegno io, sono il docente di metodologia informatica, parleremo di smart technologies e social network, ma anche strumenti statistici per analizzare i dati, strumenti di cartografia GIS e interpretazione del territorio geografico. Come si riorganizza questo dal punto di vista delle materie di insegnamento? Allora, in pratica ci sono delle attività formative di base, discipline economiche, statistiche, sociali, territoriali, linguistiche, che sono, diciamo, necessarie alla formazione di base degli studenti. E poi queste sono integrate da attività formative che si chiamano caratterizzanti, quindi che sono specifiche proprio del corso di laurea in turismo. Quindi discipline economiche, aziendali che accennavo prima, sociologiche e anche di organizzazione di servizi turistici. Tra queste ci sono anche quelle storico-artistiche.
Ma forse è più importante vedere cosa si può approfondire, nel senso che come per gli altri corsi di laurea, lo studente è artefice della sua formazione, perché sceglie alcuni insegnamenti che lo specializzano, che caratterizzano la sua formazione e lo rendono appetibile in modo diverso nel mondo del lavoro, perché sfornare laureati tutti con le stesse competenze non sarebbe un buon servizio da parte dell'università. E per questo noi, soprattutto al secondo e terzo anno, abbiamo una serie di attività formative che si chiamano affine integrative, tecnicamente, che approfondiscono alcune tematiche. Quindi qualcuno di voi che decide di fare turismo culturale deciderà di approfondire gli aspetti storici e quindi farà magari storia economica, della religione, dell'architettura, qualcuno più le legami con l'industria culturale, quindi deciderà di studiare più cinema e turismo o teatro antico e turismo, in particolare questi corsi sono proprio mirati e tenuti da docenti che hanno come attività di ricerca proprio il legame tra l'industria culturale e il turismo, oppure più sugli strumenti di cartografia, gli strumenti della geografia culturale del paesaggio. Come gli altri corsi, anche noi abbiamo una forte componente di attività pratica. Abbiamo diversi laboratori che molto spesso prevedono anche delle uscite sul campo, quindi laboratorio non solo ci si trova in aule universitarie, ma si esce, si va a visitare qualcosa che sia importante per la geografia culturale oppure per la storia dell'arte. E abbiamo anche, sempre sospendendo quest'anno, una ricca serie di seminari di carattere turistico, perché abbiamo dei legami con chi si occupa di turismo. Quindi molto spesso vengono invitati a fare degli interventi operatori turistici e ogni volta che c'è un ciclo di seminari, degli incontri a tema turismo legato con il turismo sostenibile, legato con la cultura digitale, legato con il legame col territorio, di solito coinvolgiamo gli studenti. Chiaramente anche l'attività di tirocinio, stage, quindi sono 6 crediti, 150 ore, sono molto importanti. Perché fondamentalmente si impara un pochino a lavorare, quindi alcuni dei nostri studenti vanno poi a lavorare in musei, oppure negli yacht, nelle agenzie turistiche locali, oppure anche in ditte aziende, hotel, toccando con mano la parte pratica. A questo, infine, integriamo anche con dei viaggi, anzi ogni anno, a parte l'ultimo, gli studenti PGT sono invitati a fare un viaggio di 3 giorni nel quale sono al tempo stesso turisti e guide turistiche, perché ogni studente si prende in carico di una delle tappe, anzi di un particolare aspetto di una delle tappe, e poi le studia, le illustra e le presenta ai propri colleghi. A proposito di studenti, è culturale che potrà un po' parlare dell'esperienza dello studente dall'interno. Sì, buongiorno, spero mi sentiate. Io sono Alessandra, sono al primo anno di PGT e quindi non ho una grande esperienza, al contrario di magari altri miei colleghi, però posso dirvi che finora non sono stata assolutamente delusa da questo corso. È un corso che a me ha colpito molto proprio perché, come ha detto il professore, è interdisciplinare, ovvero ci sono veramente tanti esami diversi che possono anche, secondo me, venire incontro a diversi interessi e proprio per questo apre anche tante porte nell'ambito lavorativo, secondo me. Il turismo in Italia è uno dei settori più sviluppati e secondo me è proprio per questo è importante studiarlo e capirlo, e secondo me è il settore che dovrebbe meritare anche più investimento. Io sono veramente soddisfatta della scelta che ho fatto e spero di poter concludere al meglio il mio percorso e vi auguro di poter iniziare questo corso di laurea perché da un lato dà molte soddisfazioni ed è un corso che sicuramente arricchisce. Bisogna ovviamente amare la cultura, ma non solo, anche la legislazione, l'aspetto psicologico, come abbiamo visto, e essere pronti a relazionarsi con quelli che sono poi appunto i
turisti e quelli che saranno poi le persone che andranno a definire il nostro ambito lavorativo. Quindi io non ho molto altro da dire purtroppo, perché appunto sono al primo anno, però è un corso secondo me veramente molto molto importante e che aiuta veramente tanto anche a conoscere se stessi. Quindi lo consiglio vivamente. Ho finito. Grazie mille. Allora, un'altra motivazione per sceglierlo è anche poi chiaramente legata alla possibilità di trovare poi un lavoro nel settore. Allora, i dati che sono chiaramente ante pandemia sono abbastanza incoraggianti. A un anno dalla laurea, il 100% degli intervistati, quindi laureati da noi, ha dichiarato che, non so, 2/3 di questi hanno dichiarato che lavorava. E il tempo d'attesa medio era di 2 mesi rotti. Anzi, tipicamente c'è un mese di festeggiamento dopo la laurea, si fa il viaggio di laurea e così via, e dopo un mese comincia a cercare lavoro e in 2 mesi lo trova. Chiaramente lo trova nel privato, che è ante pandemia, ma io credo fermamente che anche dopo la pandemia ci sarà un forte rilancio nel settore turistico. Il privato, che vuol dire fondamentalmente strutture ricettive, agenzie di viaggi, servizi in generale e anche chi organizza fondamentalmente territorialmente il turismo. La parte bella è anche che c'è chi si è inventato un lavoro. Conosco personalmente, perché qualcuno si è laureato con me, adesso ha aperto un blog sul turismo. Si è parlato anche sui giornali recentemente, oppure che si è inventato forse ci avete anche giocato, una ditta, Play the City, che si occupa di presentare dal punto di vista, diciamo, cioè, con approccio di gioco, con un caccia al tesoro, presentare diverse città del Veneto. Quindi il mondo del lavoro è ancora abbastanza ricettivo. Certo che uno studente di PGT può anche decidere di perfezionare la propria formazione continuando, e ci sono diverse possibilità. C'è un master di primo livello, quindi a cui si può accedere con la laurea triennale, di design dell'offerta turistica. Questo è organizzato in una sede staccata a Padova ed ha un forte legame con l'industria turistica del territorio ed è molto caratterizzato dagli aspetti economici. Quindi chi vuole approfittare, approfondire questi temi, a disposizione di questo master. Di nuovissima creazione, nel senso che partiremo poi l'anno prossimo, ma per chi di voi si iscriverà saranno già al terzo anno, c'è una nuova laurea magistrale in turismo, cultura e sostenibilità. Eravamo partiti con questa laurea prima ancora della pandemia, ma forse diventa ancora più importante il tema della sostenibilità, cioè l'immaginare e il progettare delle offerte turistiche in relazione col territorio, che possono non sfruttare e prosciugare un territorio, come avviene purtroppo a Venezia, come gli effetti della pandemia hanno mostrato come non sia sostenibile una situazione di questo genere, perché quando c'è una monocultura turistica, chiaramente piccoli cambi, oppure grandi cambiamenti, sono drammatici per il territorio. Invece noi pensiamo che un progettare delle offerte sostenibili sia la risposta anche a quello che sarà il nuovo turismo. Chi di voi invece è più interessato agli aspetti territoriali del paesaggio, c'è una laurea magistrale, anche questo accesso diretto per gli studenti di PGT in Scienze per il Paesaggio. E invece, chi fosse più interessato all'enogastronomia, c'è una terza laurea magistrale in inglese, che non è espressamente legata al turismo, però insomma, ha delle sovrapposizioni con gli obiettivi di PGT, per cui anche questo è accesso diretto. Concluderei con l'ultima slide, anche io, perché gli archeologi hanno la loro bella slide con l'imprevisto. Invece, il nostro slide è sugli stereotipi. Nel senso che quello che questa slide rappresenta fondamentalmente quelle che sono le mete ovvie. Ecco, queste mete ovvie forse sono sature, nel senso che sono grandi operatori multinazionali che si occupano già di gestire il turismo. Certo che questo lascia in realtà spazio, enorme spazio,
altre offerte che solo un'ottima cultura umanistica su cosa può offrire realmente la cultura materiale, materiale e paesaggistica consente di creare delle offerte in modo tale da rispondere forse a come il turismo sta cambiando negli ultimi anni.